tornati di nuovo in diretta a Radio Cusano Campus. Io sono Maria Romana Bagaco ed è appena cominciata una nuova puntata di Pezzi. Io sono da questa parte del microfono, dall'altra parte del vetro c'è il cestista. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao Lorenzo Dalani, eccola, vai vai vai! E la canestro, fantastico! Grazie a 4 centimetri, vabbè. Allora, bentornati di nuovo in onda. Ve l'avevo preannunciato nella nostra anteprima. Oggi puntatella bella croccante perché parliamo di tanti progetti interessanti. Voglio cominciare subito perché non abbiamo tempo da perdere. E intanto vi voglio portare, come dire, in una dimensione davvero fantastica, perché parliamo di un progetto transmediale. Perché c'è un album, c'è un libro, c'è un film, ci sono delle illustrazioni, ma soprattutto c'è una meravigliosa collaborazione tra un collettivo catanese e un artista invece ligure straordinario. Allora, c'è veramente tantissimo di cui parlare. Io direi di cominciare dal nostro ospite, che è in collegamento telefonico. Do il benvenuto a Andrea Gabbito. Ciao Andrea. Ciao, ciao Maria, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Benvenuto Andrea, come stai? Buongiorno. Bene, benissimo, giornata di sole qui a Catania. Oh, beh, ma che meraviglia, guarda, che invidia. Tra l'altro Catania ce l'ho veramente nel cuore, quindi che bello, che bello. Allora Andrea, sono molto contenta di parlare con te oggi, perché veramente parliamo di un progetto molto molto corposo. Allora io cerco di andare in ordine. Allora intanto appunto tu, come dire, sei il portavoce, no, degli O'Keys, sì. Giusto come pronuncia? Giusto, Okies. Perfetto, sì, sì, Okies, sì. Eccoci qua. Ok, e in realtà appunto voi nell'ultimo periodo state collaborando con Pippo Del Bono, questo artista appunto, sì. Ligure, e insieme avete presentato, e anzi c'è anche una data del 27 febbraio prossimo, quindi state anche per presentare, diciamo, quello che è il primo capitolo di una trilogia, ed è veramente appunto qualcosa, sì, di molto particolare, perché non è soltanto un progetto musicale. Ce ne parli un po' meglio? Sì, sì, l'idea è quella di creare un dialogo fra diversi linguaggi, e quindi unire il linguaggio musicale con il linguaggio filmico, perché abbiamo realizzato poi un film. Parlo al plurale, non per... No, certo. Premiera, perché siamo certo, certo. Un collettivo, ok? Siamo un collettivo di vari soggetti, tendenzialmente catanesi, tra cui Adriano Murania al violino, Fabrizio Motta a tastiere elettroniche, Mauro Melis invece alla grafica torinese, Alexandra Dimitrova al violino e altri soggetti, non li posso nominare tutti per questione di tempo, e l'idea è quella di realizzare non solo un disco, ma realizzare un film e realizzare un libro che unisca questi vari linguaggi per creare un'unica unità, quindi non soltanto l'idea di un concept album, ma anche l'idea di un album che dialoghi con questi diversi linguaggi, perché oltre a questo c'è anche l'aspetto performativo, c'è anche l'aspetto dell'illustrazione, c'è la poesia, c'è il romanzo. E l'idea è stata quella di uscire nel 2021 con questo primo nostro progetto, con non un disco ma con un libro che contenesse tutto il materiale attraverso l'uso del QR code. Il libro è pubblicato dalla K-Beat Edizioni, che è specializzata in questi supporti multimediali. Attraverso l'utilizzo del QR code rende la pagina una pagina che vive, che puoi appunto far affiorare la musica, far affiorare i video, far affiorare il film e far affiorare, ad esempio, quello che dicevi, i reading, le letture e anche il canto di uno dei più grandi artisti che abbiamo in Italia, sia a livello teatrale ma anche a livello cinematografico, anche a livello musicale. Un artista a 360 gradi, che è il grandissimo Pippo Del Bono, sì, con cui noi abbiamo collaborato. Lui è stato per lungo tempo qui a Catania, abbiamo fatto diversi aspetti del progetto assieme, e finalmente, diciamo, tra i vari concerti che abbiamo fatto, finalmente suoneremo dal vivo con lui
al Siusan Film Festival a Torino lunedì 27. Esatto, è proprio questa data. Esatto. Cinema Massimo. Esatto. Sì. Beh, allora Andrea, intanto io ti faccio veramente i nostri complimenti, perché è un progetto veramente molto audace, che tocca esattamente tanti tanti strumenti e tante chiavi, no? Per proprio una narrazione davvero completa. Quello che mi ha colpito, che è anche un po', come dire, il filo rosso di questo programma, cioè proprio pezzi, no? Che anche voi comunque lavorate su una sorta di grande mosaico di tanti tasselli, giusto? Quindi io ho un po' ritrovato questa similitudine. Esatto. Però sebbene appunto insomma ci siano tanti tasselli, quindi come dire anche tante vite che si incrociano, tante storie, in realtà questa trilogia si fonda però sostanzialmente sul rapporto tra due personaggi, no? Che è un rapporto di amicizia ma anche di grande conflitto. Sì, infatti l'idea era creare questo dialogo tra linguaggi. Ma poi dal punto di vista formale è questo, dal punto di vista contenutistico l'idea era raccontare una storia in tre capitoli, cioè i tre pezzi della trilogia. Noi siamo al primo pezzo, al primo volume che è uscito, e lo sviluppo è di questa storia di amore e odio fra due migranti, Roger Benjamin e Benjamin Rai, che scappano da un territorio ostile e di guerra, attraverso un'imbarcazione, attraversano il mare e arrivano nell'Occidente, nello specifico Catania, che è uno è la location dove si sviluppa tutta la vicenda di amore e odio tra questi due personaggi. Ed è una vicenda connotata anche di aspetti che tratta un amore omosessuale, tratta la gelosia, tratta un rapporto conflittuale che sfiora anche sfiora la tragedia. L'idea era proprio cercare di entrare all'interno di della psiche del protagonista, che è Roger Benjamin, che col suo amico Benjamin Rai viaggia, entrare nella sua psiche e sentire il dolore e rappresentare il dolore di colui che è dovuto scappare e che ovviamente non può che essere profondamente colpito e ferito nella psiche per gli avvenimenti che ha dovuto vivere e che continua a vivere nello suo status di diverso, di persona ai margini della società. Quindi per questo era l'intento cercare di dare voce alla diversità nelle sue varie declinazioni, non tenendo anche conto quella diversità che è insita in noi, che ci fa vivere una scissione tra il nostro io più profondo e quello un po' più razionale con cui ci esponiamo, ecco. E che tra l'altro, Andrea, ci rende anche così unici, diciamo, cioè che anche proprio questo racconto poi della diversità, purtroppo inevitabilmente ancora oggi che siamo indietro anni luce, è ancora sinonimo di discriminazione, quindi dolore, sofferenza, in realtà poi è esatto. Andrea, allora questo è veramente un progetto straordinario. Io intanto ricordo per i nostri amici di Torino, quindi questa data del 27 febbraio, proprio in occasione, no, della nona edizione del See You Sound International Music Film Festival, appunto di Torino, però in realtà ricordo anche che proprio tutto il vostro lavoro è già disponibile, ad esempio, sul tubo, nella rete, possiamo cercarvi, possiamo trovarvi, giusto? Anche proprio per rimanere aggiornati anche poi sugli altri due capitoli. Certo, con la novità, diciamo che se nel 2021 ci siamo concentrati nella promozione del libro e del film, l'abbiamo presentato in vari cinema, fra cui poi all'apertura al Parma Film Festival,
E quest'anno, a maggio del 2023, proponiamo l'edizione, la pubblicazione del solo CD, diciamo, okay. Una costola ci concentriamo del perfetto. Allora, grazie mille ancora Andrea Rabito e grazie agli Okies, grazie ancora con Pippo Del Bono. Alla prossima, in bocca al lupo. Alla prossima.